benvenuto su Gossip News, ultime notizie in tempo reale. Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti. Federico Lucia, nome di battesimo di uno degli artisti più influenti e controversi del panorama rap italiano, Fedez, si trova ora a confrontarsi con una situazione di salute preoccupante, avendo subito un ricovero ospedaliero a causa di un'emorragia interna, risultato di due ulcere. Malgrado i segnali positivi e un'apparente stabilizzazione nei giorni antecedenti, una seconda emorragia ha obbligato ad un'ulteriore e attenta osservazione medica. La vicinanza della famiglia, e in particolare della moglie, Chiara Ferragni, icona della moda e influencer di calibro internazionale, che ha prontamente cancellato ogni impegno professionale in terra francese, è stata immediata e palpabile. In parallelo, il mondo dello spettacolo e dei fan trema alla notizia, manifestando un'onda di affetto e preoccupazione attraverso i social network. Il periodo di convalescenza necessario potrebbe dunque precludere al cantante la partecipazione al celebre talent show X Factor, dove Fedez ha brillato negli ultimi anni nel ruolo di giudice carismatico e spesso provocatorio. La produzione è dunque in piena consultazione per determinare il da farsi e valutare le opzioni, prevedibilmente indirizzate verso la scelta di un sostituto. Sussurri e pronostici iniziano già a colorare il backstage e il web, con i nomi di J.I.X. e Annalisa, entrambi stretti nel circolo affettivo e professionale di Fedez, che spiccano tra i papabili. Ma al momento, ogni ipotesi resta sospesa, senza conferme ufficiali. La costante attenzione ora è devoluta alla salute del rapper, con un'intera comunità, tra fan, colleghi e familiari, che trattiene il fiato, sperando in un celere e completo recupero. In attesa di aggiornamenti sulla salute di Fedez e delle decisioni della produzione di X Factor, il mondo della musica italiana rimane in ansiosa attesa, con un pensiero fisso verso uno dei suoi protagonisti più amati e discussi. Restate connessi per ulteriori sviluppi sulla vicenda. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e condividi sui tuoi social preferiti. Grazie.